Io non so di che parla Ping Pong, non conosco niente di Ping Pong, so solamente ovviamente che parla di Ping Pong e che è uno Spokon. Voi lo sapete che io non sono un grande amante degli Spokon, tuttavia ne ho visti pochissimi. Andiamo a vedere, giusto così per curiosità, quanti Spokon ho visto nella mia analyst, anche se mi sa che l'avevo già fatta questa roba. Eccolo qua, sportivo. Capite bene che avendo visto solamente Granblue Dreaming, Blue Lock e However the Dumbbells You Lift, non sono un grande acculturato, quindi insomma, non so se è necessario aver visto un po' di Spokon per poter capire determinate cose, ma io non l'ho visto, non so un cazzo di, appunto, di Spokon. Altra cosa che vi volevo dire, nonostante tutti ne parlano in maniera egregia di questo anime, io ovviamente sono un po' influenzato, perché è ovvio, se tutti ne parlano benissimo, parto già con il presupposto che sarà bello. Però, io ve lo dico, se per qualche motivo non mi piacerà, o se per qualche... Allora, non mi piacerà è difficile, perché... È un po' difficile, però se per qualche motivo non mi verrà da dargli 10, perché magari, ne so, finisco per dargli un 8, accettatelo. Cioè, nel senso, non voglio farmi influenzare a tal punto che dopo averlo visto mi sento tipo obbligato a dare un 9, un 9,5, un 10. Se per qualche motivo non mi piacerà, io ve lo dico, gli do un 8, un 8,5, che cazzo ne so quel voto che è, però sarò onesto, cioè non mi voglio far influenzare dal fatto che tutti ne parlano bene, tutti dicono che è stupendo. Se a me non mi piace... Se succederà, sarò sbagliato io, ve lo dico e basta, insomma, quindi accettate questa cosa. Però dai, non credo, non credo. Io ho fatto solamente questo piccolo disclaimer perché non si sa mai che poi qualcuno si triggera se per caso non lo reputo un capolavoro inenarrabile. E dopo aver fatto questo piccolo disclaimer, possiamo iniziare a parlare di Ping Pong. Iniziamo proprio a vedere di cosa parla questo anime, perché io ripeto che non so letteralmente niente di Ping Pong. Proprio nada nada. Nonostante ci gioco a ping pong, mi piace pure molto. Cioè, me la cavo per essere proprio a livello amatoriale. Possiamo dire che batto. Cioè, tra persone che non ci hanno mai giocato a livello professionale e che non hanno mai fatto, che ne so, robe particolari, me la cavo, me la cavo. La storia è incentrata su Tsukimoto, Smile e Oshino, Peko, amici d'infanzia che giocano a ping pong sin da quando erano studenti delle elementari. Tsukimoto, l'impassibile ragazzo con gli occhiali, descritto come un robot da tutti quelli che lo conoscono, gioca per ammazzare il tempo. Oshino, l'appassionato e carismatico eroe che Tsukimoto idolatrava durante la loro infanzia, gioca perché ama il ping pong e odia perdere. Come sarà il trattamento riservato a questi due da parte del freddo e crudele mondo delle competizioni sportive? E cosa accadrà al loro inevitabile scontro come contendenti per il trofeo singolo del liceo maschile? Ah, quindi giustamente sono amici, però alla fine finiranno per competere. I generi sono Slice of Life sportivo, è un anime del 2014. Andiamo a vedere adesso lo studio. Lo studio è Tatsunoko Production, che ha fatto tutti gli anime che non conosco. Ah, Joran, la principessa della neve e del sangue, l'abbiamo pure visto in live il primo episodio. Più o meno me lo ricordo, non mi pareva fosse fatto male. L'anime è una merda, probabilmente, però il primo episodio mi pareva buono. E vabbè, questi qua sono tutti. Si è ingoiato un moscerino. Questi qua sono tutti anime che non ho mai visto in vita mia. Però comunque mi pare di vedere che è uno studio che fa molti anime ogni anno. E, cioè, almeno tipo, guardate qua, almeno 6-7 anime ogni singolo anno. Ed è attivo da parecchio tempo. È attivo dal 2000. Ma la Madonna! È del 1900 sto studio. È vecchissimo, vecchissimo proprio. Prime impressioni sulla Key Visual? Ma non posso dire molto se non che ha uno stile molto particolare. Cioè, dalla Key Visual mi sembra di vedere uno stile molto strano, possiamo definirlo così. Quindi sì, staremo a vedere. L'autore è Taiyo Matsumoto, che ha fatto anche qui tutti manga e storie che io non ho mai visto, però penso siano tutti Spokon, o almeno mi sembrano essere tutti Spokon. E basta, non credo che ci sia altro da dire, sinceramente, a 11 episodi, oggi ne vedremo 6, settimana prossima finiamo gli ultimi 5, e sì, drammatico, psicologico, sportivo, tennis da tavolo, seinen, filosofia, CGI, scolastico, bullismo, perché ovviamente se non c'è il bullismo non andiamo avanti negli anime, incesto, e qui le cose si fanno interessanti, delinquenti, dempa, che non so cosa sia. Però cose tristi probabilmente. E ok. Però vabbè, se c'è l'incesto, direi che stiamo a cavallo. Allora, parliamo un po' di questo primo episodio di Ping Pong. Allora, io intanto vorrei iniziare dallo stile, che credo sia la cosa che è saltata di più all'occhio di tutti. Ovvero lo stile è molto particolare. I disegni sono molto particolari. Le animazioni, in realtà, in alcuni punti sono fluidissime, stupende. I disegni. Ora, credo che possa essere.
come dire, ritenuto accettabile se a qualcuno non piacciono questo tipo di disegni. Perché ovviamente non è che dici, ammazza che pezzenti, non riescono a fare dei disegni belli. Ovviamente è uno stile, è lo stile di Ping Pong di Animation, stile al quale io credo di abituarmi tra pochissimo tempo, altri due episodi, e ovviamente non mi darà più fastidio. Già dopo in realtà nella prima metà mi stava dando un po' fastidio questo tipo di disegno, poi già nel finale mi sono iniziato ad abituare, quindi è solamente questione di pochi episodi e mi abituerò a questo stile qua. Però credo che se qualcuno si lamenta di questo stile e dice, ma sai che non mi piace molto, non mi sembra proprio stupendo, secondo me io la trovo una cosa legittima. Cioè, se dovessimo fare paragoni, non è che è gente che si lamentava, io mi ricordo ancora, ve lo faccio sempre questo discorso, gente che si lamentava di Made in Abyss, che, sinceramente, Made in Abyss dal mainstream, cioè dalla qualità normale, generica di un anime, non ha niente da invidiare, anzi è pure di più. Questo, anche qua, avrà comunque una sua qualità, questo è innegabile, che sarà pure sicuramente molto alta, abbiamo visto nel finale certe angolazioni e certe anche animazioni molto molto fluide, molto belle, però posso capire se fa storcere il naso, cioè su questa cosa non ho, anche a me sinceramente posso dirvelo, i disegni non mi piacciono molto. Mi ci abituerò, sicuro, ma per ora non mi fanno impazzire sti disegni. Cioè, è lo guardate qua, ovviamente è lo stile, non è che ve sto a di che merda, che schifo, però non mi fanno impazzire. E su questo credo che, insomma, non ci sia nulla da dire, è una cosa fattuale. Poi, se ovviamente a voi piacciono fin dal primo episodio, buon per voi, a me non fanno impazzire, però mi ci abituerò senza problemi. Per quanto riguarda il resto, non mi è dispiaciuto come primo episodio, in verità. Vi devo dire, la prima metà di episodio, i primi 12 minuti, non mi hanno detto assolutamente niente. Zero. Il finale è stato figo. Da quando è arrivato il tizio cinese, che si è messo a sentire la partita da loro che battevano, e si è messo a dedurre tutte le cose su chi era il più forte, come stavano giocando e tutto quanto, per poi arrivare allo scontro con... io non mi ricordo lui come si chiama. Peko, fino ad arrivare allo scontro con Peko, è stato molto bello lo scontro con Peko, cioè, non è che sia durato molto, per carità, però è stato figo, quindi sì, la parte finale mi è garbata parecchio. A livello di personaggi, per quello che ci hanno fatto vedere fino ad ora, i protagonisti sono Peko e Smile. Peko mi sta un po' sul cazzo. Peko mi sta un po' sul cazzo per il modo in cui si comporta, perché si crede troppo superiore, rosica, non, addirittura si è messo a piangere dopo, ok che è stato umiliato 11-0, però si vede proprio che è uno di quei personaggi che non gli piace perdere, vuole vincere, si crede chissà chi, quando in realtà in questo caso è stato disintegrato, violentato. Smile mi piace di più, Smile mi piace decisamente di più, attualmente posso dirvi è un 9-1, è praticamente un 10-0, cioè Peko... Come prima impressione in questo primo episodio non mi piace per niente in confronto a Smile, però ovviamente vedremo un po' come si evolveranno questi due protagonisti, che tra l'altro non sembrano neanche così amici, semplicemente per il modo in cui si comporta Smile, che porca puttana è un robot, è un automa, è peggio di Aiano Koji, siamo sul livello di Aiano Koji di Classroom of the Elite. E lo stile piscia in culo a tanti anime usciti negli ultimi anni, che vuol dire questa cosa? Lo stile piscia in culo, che vuol dire? Cioè, lo stile è una cosa, appunto, di stile. Cioè, come puoi reputare uno stile... È sicuramente molto originale. Su quello nulla da dire. Sicuramente molto originale, però... può piacere come può non piacere. Non è che... di certo meglio magari di un anime del solito isekai con il solito stile blando. Su quello, ovviamente, questo è molto più interessante, molto più intrigante. E poi in realtà per il resto, come primo episodio, non ho troppo da dirvi. Non credo di avere altro da dirvi. Ripeto, mi è piaciuto, lo stile è particolare, mi ci abituerò. La partita finale è stata molto figa, come personaggi... Guardate la faccia... voi non la vedete perché è un po' tagliato, ci sta la faccia sorridente di Peko. Però sono curioso, staremo a vedere come si evolverà la situazione. Infatti la mia interpretazione è: i disegni non ti devono piacere nel senso classico, ma devono piegarsi al servizio dei movimenti e alle inquadrature di ogni singola scena. Sì, esatto, cioè, nel senso, questo anime può essere... tranquillamente considerato. Oh, stavo dicendo, l'anime può essere tranquillamente validissimo a livello di animazioni, disegni, stile e tutto quanto, però se a uno non piace, secondo me è legittimo dirlo, perché insomma sono molto particolari come disegni. E poi boh, non ho altro da dirvi. Se dovessi dare un voto a questo primo episodio, probabilmente sarebbe un 8 meno. Sì, un voto, probabilmente un 8 meno a questo primo episodio. Un totale di 8,04. Io vi confermo l'8 meno. 8,04, perché comunque voglio aspettare per dare voti maggiori
nei prossimi episodi. E quindi niente, questo è quanto. Ditemi voi se avete qualcos'altro da dire su questo primo episodio. Ah, e poi in realtà, ecco, altra cosa, opening ending. Vorrei risentire un attimo l'opening. Non mi piace molto l'opening. L'ending sicuramente di più, l'opening non mi dice proprio niente, non me l'ascolterei per conto mio, almeno per adesso. L'ending è un po' più classica, anche è un capolavoro, però la preferisco all'opening. E quindi sì, questo è quanto. È ok, ma se dici che fanno cagare, prendo e ti do mezzo milione di secondi. E no, però una persona potrebbe dire mi fanno cagare, quello sì. Cioè, non è che sono. Ecco, qui è sbagliato dire sono disegni che fanno cagare. È uno stile che fa cagare, perché è fatto appositamente così. Quindi, come ha detto prima Sephiroth, è uno stile e sono dei disegni che vengono creati in funzione dell'anime in questione, proprio per essere messi inquadrati in questo tipo di anime qua. Vabbè, mo penso lo capiremo meglio nei prossimi episodi. Però se uno dicesse, guarda, questo tipo di disegni mi fa proprio schifo, che gli devi dire? Se te fa schifo, te fa schifo. Ripeto, lo posso capire in confronto ad altri anime, tipo Made in Abyss, che chi mi dice che i disegni fanno schifo mi viene voglia di uccidermi, perché non ha. Cioè, che problema hanno? Sono letteralmente di qualità elevata, considerata la media degli anime normali che uno vede. Cioè, non sono questo tipo di disegni che hanno proprio capito una roba molto diversa. Io penso di non aver mai visto disegni di questo tipo, se non forse in qualche episodio di Mob Psycho, e non mi ricordo neanche in quale altro anime. Quindi questi sì che sono disegni che se uno li vede per la prima volta dice cazzarola, sono proprio strani. Però Made in Abyss no. Così come altri anime in cui le persone dicono che disegni di merda, che stile di merda, quello non no. Va bene, andiamo avanti. Siori, siori, siori. Questo è stato. Questi sono stati, anzi, i primi 6 episodi di Ping Pong The Animation. Con quest'ultimo episodio al quale io darei un bellissimo 9 meno. Sinceramente, posso dirvi, mi ha convinto. Mi ha assolutamente convinto, anche perché tutto quello che abbiamo visto in questi primi 6 episodi mi è sembrato proprio di preparazione per la seconda parte. Cioè, da quello che ho inteso, sembra che abbiamo fatto letteralmente benissimo a vedere i primi 6 episodi. Si è proprio diviso in due parti. Cioè, questa prima parte. E poi dal prossimo episodio, adesso che Peko sta tornando a fare sul serio, ci sarà, come possiamo definirlo, l'arco narrativo finale, il grande arco finale. Quindi sì, sarà molto molto interessante. Non gli avrei dato una lira a Peko, proprio zero, pensavo che avrebbe mollato, però essendo il protagonista ci può stare che, come dire, ha deciso di tornare a fare sul serio. Sono contentissimo per il cinese, veramente sono contento che finalmente le cose gli vanno bene, ha trovato degli amici, la nonna, la madre è tornato per trovarlo e insomma se la vive bene. In realtà tutti gli altri sono parecchio tristi, tra cui anche Tsukimoto. Tsukimoto sta una merda, letteralmente. Sta da solo a fare il cioè a festeggiare il Natale da solo, ha praticamente solo il ping pong come unica ragione di vita. E soprattutto riguardo a questo episodio, la parte finale mi è piaciuta un botto. Akuma che decide di aiutare, che prima era un rivale di Peko. E non solo ammette che da piccolo lo idolatrava, voleva essere come lui, ma addirittura in questo caso, dopo aver accettato che lui non ha talento e che non può fare più di così, cerca di spronare l'amico, l'ex amico, per riprendere in mano la racchetta, continuare, ritornare a giocare a ping pong, perché gli dà fastidio, gli dispiace vedere un talento come quello di Peko sprecato. Bello, poi in realtà lo salva pure perché stava tipo per morire Peko, non so perché si stava per suicidare praticamente. E quindi sì, questo episodio mi è piaciuto molto, 9 meno, assolutamente meritato. E in generale sono molto in hype per quello che vedremo nei prossimi episodi. Cioè, sono molto curioso di vedere cosa cazzo succederà tra Peko e Tsukimoto, soprattutto. Tsukimoto è passato da un estremo all'altro. Ci vorrebbe un eroe per riportarlo con i piedi per terra. Esatto. Buonanotte anche a Iggy Games. Allora, vi devo dire, attualmente come personaggi, Tsukimoto 1000 per. Mi piace molto di più, sembra avere un tipo di storia, un tipo di passato e anche delle motivazioni molto migliori rispetto a Peko. Peko forse giusto adesso, Oshino, giusto adesso magari riuscirà a rifarsi, però non mi piace comunque. Cioè per il modo in cui si è comportato fino a questo 6° episodio, posso dirvi che non mi piace come personaggio. Preferisco Tsukimoto, nonostante Tsukimoto è un robot praticamente senza emozioni e con svariati problemi, immagino. Quindi sì, per ora è un sempre 9 a 1 per Tsukimoto, lo preferisco molto di più. Però credo che Peko, dopo aver superato questa sua fase spocchiosa da tizio che si crede superiore e che crede che tutti gli altri siano inferiori, potrebbe diventare un bel personaggio. Adesso che ha deciso di fare sul serio, finalmente di impegnarsi, considerando che, come hanno detto, anche lui ha talento, come Tsukimoto, potrebbe sicuramente farci vedere delle robe molto molto fighe.
Per quanto riguarda altri personaggi, in realtà mi piacciono quasi tutti i personaggi principali. Ve l'ho detto, Aku, cioè Manabu, Sakuma, bel personaggio, anche se credo che non lo vedremo più d'ora in poi. Kazama. In realtà, vabbè, Kazama non è che ho troppo da dire su di lui. Non capisco perché. In realtà, beh, ce lo stanno approfondendo molto, facendoci capire che probabilmente è uno dei personaggi principali. Ci hanno anche fatto vedere la relazione incestuosa con la cugina, che purtroppo non è andata a buon fine perché lui pensa solamente ad allenarsi, a quanto pare. Infatti la vigilia di Natale non l'ha passata con lei. Poi ci stanno anche altri PG, che però credo che siano molto meno importanti. Già ve l'ho detto, il cinese mi sta molto simpatico, Kong pure. Cioè, attualmente, se vi dovessi fare una classifica dei personaggi che mi piacciono di più, vi direi Tsukimoto al primo posto, al secondo posto Kong, al terzo posto... E in realtà già sopra gli Enti Finiti, quindi non avrei molto da dirvi attualmente. Al terzo posto... Cioè, guardate, vi direi Peko, giusto per le potenzialità che gli vedo da qui in poi, perché... cioè, per quello che abbiamo visto in questi 6 episodi, probabilmente sarebbe... Forse Kazama o Sakuma, però non mi piacciono. Loro due non mi piacciono molto, o comunque credo che nei prossimi episodi non faranno chissà cosa. Quindi sì, in assoluto, le prime due posizioni, Tsukimoto e Wang e Kong. Gli altri sono più o meno... stanno tutti là assieme. Quindi sì. Ultima cosa che volevo dirvi, e poi vedo un po' tutti i voti, leggo pure la chat e ci salutiamo. L'unica cosa che non ho capito fino ad ora in questi 6 episodi... è stato il cambiamento di Tsukimoto. Perché letteralmente Tsukimoto, andiamo proprio a recuperare gli episodi, dal secondo episodio, è passato da non avere voglia di combattere, non avere voglia di vincere, a diventare praticamente una macchina, un robot che pensa solo a quello, pensa solamente a vincere. E non ci è stato dato, cioè non ci è stata data una motivazione particolare per la quale lui debba essere cambiato in questo modo. Ripeto, ha avuto la conversazione con il coach, cioè la conversazione, ha avuto lo scontro con il coach, che ha vinto, e ha avuto la conversazione con il pelato, che gli ha detto ti odio, il modo in cui gareggi, il modo in cui ti approcci al ping pong mi fa schifo, tutte queste cose che non so se sono state le robe che l'hanno spronato a migliorare, anche perché se ci pensate, comunque nell'episodio 3, quando ha combattuto con... quando ha affrontato Kong, ha perso, cioè si è lasciato andare come faceva anche prima. E addirittura alla fine dell'episodio ha detto mollo il ping pong, cioè l'allenatore gli ha detto ma che cazzo fai, perché ti sei lasciato andare, e Tsukimoto ha detto vabbè sai che c'è, mollo il ping pong, non me ne frega più un cazzo, robe di questo tipo. Quindi non lo so, cioè sembra quasi che da questo episodio, dal terzo al quarto episodio, sia successo qualcosa che non ci hanno fatto vedere. Ma non, ripeto, non so se mi sono perso qualcosa, però sembra proprio che è successo qualcosa che non ci è stato fatto vedere e che ha portato Tsukimoto a cambiare atteggiamento, a cambiare motivazione e tutto quanto. Cioè, attualmente è l'unica roba che non mi riesco a spiegare in questo anime, il cambiamento che ha avuto Tsukimoto dall'episodio 3 all'episodio 4. Per quanto riguarda tutto il resto è tutto molto comprensibile, le relazioni dei personaggi mi piacciono molto, i personaggi stessi mi sembra stiano avendo comunque uno sviluppo molto sensato, molto bello, quindi per quanto mi riguarda è un anime molto valido, solo che attualmente, se appunto dovessimo fare una media dei voti che gli ho dato, non è un anime da 9. Attualmente, se dovessi fare la media, è un anime da 8 più, per i voti che ho dato fino ad ora. E effettivamente mi sentirei forse di dargli un 8,5, anche se comunque i voti sono stati tutti a crescere. 8 meno, 8, 8 più, 8,5, 8,5, 9 meno. Quindi se veramente questi ultimi 5 episodi, per come sta prendendo piega, insomma, la storia, faranno vedere robe fighe, non escludo che potremmo tranquillamente raggiungere il 9 come voto. Non agli episodi, proprio in generale. Quindi sì, devo dire bello. Anche a livello di stile, in realtà già ve ne ho parlato prima, mi sono abituato subito. Continuo a pensare che ci siano delle scene tipo in questo episodio, nell'episodio 6, la parte in cui stanno al mare è una merda. Cioè nel senso, qui non credo che ci sia troppo da... Forse era l'episodio 5. No, era l'episodio 5. Comunque l'episodio 5 è la parte in cui stanno al mare, fa abbastanza schifo, cioè è brutta proprio da vedere, però... Questo potrebbe essere opinabile dal vostro punto di vista, a me faceva un po' cagare, però vabbè, non è un grosso problema, insomma ormai tanto abbiamo capito, lo stile è così, mi ci sono abituato, va bene così. A me non piaceva per niente, non piaceva. La parte in cui sta con le onde, cioè questa parte qua. Cioè nel senso, guarda, io ripeto, non sono un esperto di animazioni e di disegni nipponici, quindi non ho la laurea in...
in cartoni animati, ma posso dirvi che a me faceva un po' cagare questa, cioè, nel senso, a me faceva cagare, su questo non c'è nulla da dire. Poi se questa qua in realtà era è una perla dell'animazione, del disegno giapponese, questo non ve lo so dire, però a me faceva abbastanza schifo. E ripeto, non vuol dire che l'episodio era brutto, semplicemente questa parte qua del mare, o in generale, ci sono dei punti, giusto per riassumere, ci sono dei punti in cui i disegni di Ping Pong di Animation a me non piacciono. E su questo non c'è nulla da dire, cioè nel senso, nonostante dopo che ho visto 6 episodi posso dirvi in alcuni punti non mi piacciono molto, ma comunque questo non vuol dire che lo stile non mi piaccia, anzi mi piace, ve l'ho detto. Quindi staremo a vedere. Di Ping Pong, oltre al comparto tecnico, apprezzo anche che... ovviamente anche le OST, una cosa che non vi ho detto, non serve che ve lo dico, ma colonne sonore, tanta roba. Mi piacerebbe forse che se ne sentisse qualcuna di più. Per adesso le colonne sonore molto belle, la mia preferita è quella del robot. La parte in cui fanno vedere il robot è la mia preferita. Ne ho sentite 3-4 degne di nota. Cioè 3-4 che mi facevano un po' dire cazzo che belle colonne sonore. Però comunque mi auspico che negli ultimi episodi ne sentiremo ancora di più di colonne sonore belle. Sul valore che ha l'impegno e sulla risposta che ognuno di noi dà ai fallimenti. No, ma infatti sono tutte tematiche molto, molto belle. Infatti ve l'ho detto, per adesso i protagonisti e i personaggi mi sta piacendo molto come li stanno sviluppando e in generale quali sono proprio tutti i punti di forza, i punti di debolezza, quello che stanno passando, i problemi interiori di tutti i personaggi. È bello. Ci sta uno stile particolare per staccare dalla solita roba. Infatti. Poi comunque parliamoci chiaro, a prescindere se questo anime o... cioè se... magari molti di voi non l'avrebbero mai visto se non l'avessi portato in live questo anime, ma comunque a prescindere questo qua è un anime che va visto prima o poi. Può piacere, può non piacere, a me comunque sta piacendo per adesso, ma è uno di quelli proprio capisaldi dell'animazione giapponese, ne parlano tutti e andava visto. Anzi, io l'ho visto adesso che è pure parecchio tardi, nel 2023, forse dovevo vederlo prima. La qualità, la prima volta l'avevo visto, non mi piaceva proprio come stile e disegni. Dopo un po' di episodi ci ho fatto l'abitudine. Però gli scontri, ecco, gli scontri niente da dire. Gli scontri sono fatti di Cristo. Forse ogni tanto durante l'episodio qua e là ci sta qualche scena, qualche parte che a me fa un po' schifo, ma ovviamente parere personale. Kensuke Ushio, comunque, è quello che poi più avanti ha fatto le soundtrack di A Silent Voice, Chainsaw Man, Devilman Crybaby. Sì, me l'avete detto a inizio live, me lo ricordo. E infatti me le sono salvate tutte le... non è lui. Mi sono salvato tutte le... dove cazzo sta lo staff? Mi sono salvato tutte le colonne sonore di Devilman Crybaby, sono stupende. Vabbè, mo qua non lo trovo, eccolo qua. Kensuke Ushio. Addirittura ha fatto quelle di The Danger in My Heart. E infatti mi piacciono un botto, ci sta una colonna sonora di The Danger in My Heart che mettono in alcune scene importanti, che mi piace un botto. E anche Heavenly Delusion, mica la sapevo sta roba. Non mi ricordavo che ha preso parte pure in Heavenly Delusion. Figo. Ha fatto pochi anime, se guardate ha fatto effettivamente pochi anime, ma pochi ma molto buoni. E non me l'aspettavo The Danger, non me l'aspettavo minimamente. E Heavenly Delusion ha delle belle colonne sonore. The Danger pure, non sempre, cioè c'ha alcune colonne sonore belle, però non mi aspettavo che era proprio lui, non lo sapevo. Sì, e Ike Monogatari, ovviamente anche Ike Monogatari, tanta roba. Quindi, signore, questo è stato Ping Pong di Animation, decisamente un buon inizio. Vedremo come si comporterà con gli ultimi episodi che vedremo domenica prossima.